Mi viene in mente un mio conoscente che fa fumetti, che prima di beh, anche adesso non è professionista, ma insomma per aumentare la perizia nel disegno, passava, che ricordo a caso, le nottate sui siti erotici dove c'erano donne nude per esercitarsi e normalmente sua madre entrava in stanza per dirgli spegni la luce nella rete, trovava lui davanti lo schermo del computer con la foto di una donna nuda, quindi tu più o meno hai fatto la stessa ricerca. Sì, ma per fortuna abito in una città diversa da mia madre. Dunque, ci sono interventi, domande, Curiosità, vogliamo anche commenti. sapere, insomma, commenti vostri, se questo è un film che merita, di cui farete passaparola, se avete altre curiosità. Prego. Io ero curiosa di capire come il regista riesce a stare a fianco di queste storie così vere e rimanendo però poi in realtà al di fuori, oppure diventando poi in amico degli attori, o insomma mi chiedevo qual era stato il suo ruolo durante questo cammino. Sì, in effetti sono storie che per il modo in cui vengono girate inevitabilmente ti coinvolgono e anche un po' ti cambiano in un certo senso. Devo dire che una delle condizioni perché una storia rientri in un nostro progetto è quello che ci ponga delle domande in qualche modo. Allora, questo progetto secondo me nasce da Lettere di Liku, in particolare dal tour che noi abbiamo fatto di distribuzione delle Lettere di Liku. Cioè, noi siamo stati in giro per 6 mesi. Portando, come si sta facendo questa sera, in tutta Italia, nelle grandi città, nei paesini, nei villaggi, il film e parlandone dopo la proiezione e ricevendo quindi molte domande dal pubblico. Dietro queste domande che arrivavano dal pubblico, io avevo la sensazione che ci fosse in qualche modo un presupposto comune, cioè questa storia bengalese, in quel caso, è una storia interessante ma lontana da noi, no? Cioè, non è come l'amore funziona da noi. Ora, nessuno mi diceva mai questa cosa esplicitamente, però io la sentivo, no? Cioè, io sentivo che il fatto che quella coppia si fosse sposata per volere delle famiglie, con i due amanti che non si conoscevano e non avevano avuto il tempo per conoscersi, poneva quella relazione amorosa su un piano diversissimo da quello occidentale, come se da noi l'amore invece fosse qualcosa di libero, emancipato, non mischiato con nient'altro. E da qui era partita la mia voglia invece di andare un po' ad indagare questa cosa. Cioè, la domanda era, ma è vero che da noi è così? Cioè, è vero che nelle coppie italiane l'amore non si mescola con altre cose? Ora voi mi direte, queste tre storie però sono un po' estreme, no? Cioè, mi direte la stessa cosa che mi diceva quel pubblico, cioè, vabbè, però le mie storie non sono, noi siamo liberi, no? Queste tre storie sono un po' estreme. Io invece trovo che queste storie contengano qualcosa che riguarda anche le altre storie, no? E cioè che in qualche modo anche da noi, anche in Italia oggi, l'amore è mischiato con altre cose. Ma perché l'amore non so cosa sia io, nel senso che è una definizione forse troppo larga, no? Contiene troppe cose per significare davvero qualcosa, no? E comunque è mischiato con altri bisogni, con necessità, nel caso di Deborah sono necessità materiali, forse anche nel caso di Moussa. In altri casi, come nel caso di Veronica, sono bisogni che vengono è come se lei avesse un enorme buco dentro di sé e avesse cercato qualcuno che corrispondesse alle dimensioni di quel buco, no? Quindi ho avuto la sensazione che anche la loro storia, che per certi versi è una storia anche bellissima, eroica, cioè, però contenesse in sé un bisogno che la faceva essere qualcos'altro, no? Dalla semplice parola amore, no? Allora, io in fondo, stando con loro per così tanto tempo, non sono riuscito comunque a darmi una risposta, no, rispetto a questa domanda. E questo mi piaceva di quelle storie, mi piaceva che io stesso non sapessi cosa decidere, no? E quindi l'atteggiamento che io ho cercato di avere era quello di intanto di non dare un giudizio, no? Cioè non dire questi sono buoni, questi sono cattivi, lui si comporta bene, lei si comporta male, no? Ma di mettere a disposizione un po' la verità che è sempre sfaccettata, è sempre doppia, tripla, no? Delle cose, in modo che a tutti noi arrivi in un modo diverso e anche possa arrivare in un confronto con la nostra esperienza personale, con la nostra vita personale, no? Mi sembra che questo sia riuscito. Io ho osservato molte volte il pubblico, soprattutto
nelle prime 3 settimane a Roma, e ho notato delle volte che il pubblico reagiva in maniera opposta rispetto a delle inquadrature, alle stesse inquadrature, agli stessi spacchi di montaggio. Questo mi sembrava dire che in fondo un po' eravamo riusciti a fare il nostro lavoro, cioè quello di mettere lì, no, a disposizione delle cose, perché potessero interrogare più che dare risposte. Sarà che arriviamo da 5 settimane di cinema psicanalisi, ma anche stasera io vedo Non espressioni molto lo sapevo. differenti tra il pubblico, quindi prego, sì, signora. Perché ha scelto di incentrare il film sui personaggi femminili? Perché Eva e Adamo? Risposta sta Boris. Sì, c'è un critico che ha detto che io sono un regista a vocazione femminista, quindi forse è questa. No, devo dire che consciamente posso, inconsciamente mi sembra che guardando indietro, no, tutti i film che ho fatto, i personaggi femminili semplicemente mi interessano di più di quelli maschili, li trovo più, di solito più veri, più. Ma in questo caso in particolare, consciamente posso anche dire che mi sembra che lavorare sulla figura femminile nella nostra società, ma in qualunque civiltà, sia l'unico modo per mettere davvero alla prova quella civiltà, no? Per capire. Cioè, la figura del maschio in qualche modo è cambiata molto negli ultimi decenni, ma non c'è nessun paragone con come è cambiata, no? La donna, no? Il suo ruolo, le sue possibilità, quelle che si riconosce essere le sue possibilità e quelle che la società gli riconosce o non gli riconosce come possibilità, no? Quindi è come se queste 3 donne anche fossero lì, su una frontiera, no? E in qualche modo ingaggiassero delle sfide con se stesse e con la società, no? Sfide condivisibili, non condivisibili, questo non so, non voglio essere io a dirlo, no? Però mi sembra che la donna sia la prova del 9 in qualche modo, no? Per capire se il livello di civiltà di una popolazione, di una cultura, di un'epoca, e mi sembra che nessuna civiltà sia arrivata a un livello decente. Prego, c'era. No, sì. Io volevo fare un'osservazione sul fatto che forse è più facile, no? Parlare delle eroine, in sostanza tirano la baracca, sono In sempre, sostanza, scusa. tirano la baracca da tutte le parti, no? Se facciano gradore di quei per poveri uomini, perché non fanno uno, insomma, poi le comunità migliore insomma, dei due, uno non può, l'altro non intende, insomma, il discorso è questo. Il punto di dico, se c'è un punto È di molto più vista, cattivo di me, comunque. no, gli uomini, dice che sono un uomo, dico, io ancora non capisco se è l'uomo, come non capisco se è la moglie, le due cose che capisco però è questa, forse anche per la mia formazione, che è un mestiere di ricercatore. Se non ricerco su questi uomini che sono veramente il buco nero, le donne, alla fine una storia si tira, ma questi che si dica, forse vorrebbero dirlo, no? Ma è un regista che cominciasse a dire che questi sottosviluppati forse sono, pensano, ragionano, fanno qualche cosa, tirano avanti la baracca pure loro, no? Di legnate, di urla, di cose, eccetera. Però nessuno si cimenta, eh?